Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo secondo episodio di Paper Mario The Origami King. Nello scorso episodio siamo stati invitati al Festival Origami, che poi si è rivelata una trappola di qualcuno, perché la principessa si comportava un po' strano, come se qualcuno l'avesse ipnotizzata o qualcos'altro. Allora, abbiamo pure stretto alleanza con Bowser e adesso andremo tutti e due d'amore e d'accordo. Ed eccolo qui, Artimagni. E ecco, bam! Ecco qui l'uscita segreta. Visto? Muahahaha! Come faresti senza di me? Farei e come? Ci stai prendendo la mano con quegli Artimagni, Mario? Bene, andiamo. Oh, eccolo un cubo per salvare. Oh, siamo su una delle torri. Queste casse non si possono... Oh, scusi Bowser. Ehi, rallenta! Sono fermo. Sto camminando con la faccia. Nessuno mi ha mai umiliato così. Nessuno a parte loro. O io. Me la pagheranno cara. Ah, finalmente. In realtà anche noi ti abbiamo umiliato, quindi. Anche un sacco di volte. Eccoci qui. Questo castello è molto simile a quello di Mario Bros. U. Ah, beh, allora. Oh. Non voglio che mi veda in queste condizioni. Perché sei ancora così piatto? Perché non vuoi unirti a me in tutta la mia gloriosa pieghevolezza? Coraggio, possiamo darti una nuova forma. Ma quindi sei tu il famoso Mario, l'eroe di cui la principessa Peach si fida così tanto? Sì, si andrà bene, robusto, colorato e coi baffi belli folti. Che dici? Ti unisci a noi di tua spontanea volontà? Altrimenti dovremmo piegarti al nostro volere, allora sì o no? Comunque anche se metteremo sì, beh, crederanno che stiamo raccontando balle per tradirli, ecco. Ah, proprio come immaginavo, a dire il vero non avrei accettato nessun'altra risposta. Guarda bene la principessa Peach, così sta molto meglio, non credi? Non serve che rispondi, presso le tue cartacee membra subiranno la stessa sorte. Soldati Origami, venite subito qui. Mi sto dando tipo la voce da imperatore, tipo. No, non avevo mai visto un soldato Origami così. Mario, assomiglia a qualche tuo amico di carta piatta? Non mi hai mai fatto conoscere Todd. Vorrei trasformarlo tipo in uno zombie, ecco. Preparati a morire! Che morire, vabbè. Preparati a venire piegato! Battaglia ondate, spiegone degli spiegoni di come funziona tutto il puzzle! Oh no, questo è il tuo primo scontro con i soldati Origami, vero Mario? Purtroppo questi poveretti sono stati trasformati in origami ed è impossibile invertire questa trasformazione. Dai, ci sarà, se no la principessa Peach è da buttare. Grazie. Come funziona? Bisogna mettere in riga e poi attaccare. Una specie di RPG a turni, ecco. Hai visto la scritta che è apparsa prima? Battaglia a ondate? Io non ho ben capito cosa significhi, ma immagino che lo scopriremo nel corso della battaglia. Per ora, pensiamo solo a vincerla, Mario! E così sei circondato da quattro soldati origami, eh? E questi tre da dove sono sputtati? Da dove sono saltati fuori, vabbè? Se ti attaccheranno tutti insieme, sono dolorosi. Che situazione difficile! Senti, ho un'idea! Se riuscissi ad allinearli tutti e quattro, potresti saltare in testa a tutti loro, uno dopo l'altro, con un solo singolo attacco. Poi ci sarà anche l'attacco da quattro, in cui bisogna mettere... vabbè. Vedremo dopo quando useremo il martello, ecco. Per tua fortuna, questi anelli ci permetteranno di spostare i nemici per raggiungerli insieme.
raggrupparli insieme. Dunque, usa sì. Ora c'è solo un Goomba ribelle. Facciamolo tornare tra noi. Sì. Dove pensi di andare? Torna in famiglia. Ottimo, ora hai allineato tutti e quattro i Goomba. Con una formazione ben allineata come questa, ogni tuo attacco infligge un danno da 1,5 volte maggiore. Sì. Beh, spero di essere stata chiara. Ma riassumendo, un altro vantaggio di metterli tutti in linea è che così il tuo potere d'attacco aumenta. Continuiamo ad allineare così i nemici. Bene, abbiamo due attacchi finora. Non so in realtà se ce ne saranno altri. Allora, abbiamo la scarpa, che ci permette di colpire 4 in riga. E questo qui riesce a prendere solo 4 Goomba. Vabbè, qui ce ne sono solo 2, però. Allora, partiamo. Torno di Mario. Allora, se premiamo quando proprio Mario sta schiacciando un Goomba, beh, ci dà più punti. Meraviglioso, hai mantenuto tutte le promesse sul famoso attacco in salto di Mario. In realtà è un semplice salto, ecco. Hai eliminato tutti e quattro i Goomba con un solo attacco. Quella di metterli in tutti in fila così è stata un'ottima idea, vero? Ecco, questo qui serve il martello. Ok, allora, stessa cosa, se non sono allineati, baby, mettiamoli a posto. Questi tipi timidi ribelli, che erano così timidi da non stare in gruppo. Ok, allora, adesso possiamo usare l'abilità martello, dai! Come vedete, possiamo colpirli tutti e quattro. Bam! Questa qui del martello non l'ho tanto capito. Io ho tenuto premuto, ho fatto 12, ecco. Visto che roba, bam! Ah, proprio quello che speravo. Veloce, elegante ed efficiente. Ma ricordo, funziona solo se disponi i nemici proprio in questo modo. Gli attacchi in salto e con il martello richiedono formazioni ideali diverse. Perfetto. Prima battaglia finita. Sei riuscito a vincere la prima battaglia, bravo. Ma quelle sono di gran lunga le creature meno letali tra quelle che popolano il regno. Beh, mi sa che non ha più senso continuare questa misera falsa. Fantagenitore! Fratello! Colpo di scenone! Essere, non volevo credere che potessi essere tu. Quante volte ti ho detto di fermarti, ti prego, ora la devi smettere! Non me ne frega un cazzo! Avrebbe dovuto lasciarti nel muro dove ti avevo infilato. Detto ciò, se tenti di ostacolarmi, non esiterò a farti finire nel bidone della carta da riciclare, sorellina. Bravo, fratelloni! Ah, proposito. Io non sono più tuo fratello Holly. Ora sono Re Holly. Anche se avrei un nome migliore. Quando avrò finito tutti quei miserabili Todd, saranno belli che piegati. I cartacei scagnozzi di Bowser rinasceranno come soldati origami al mio servizio. E infine piegherò al mio volere il mondo intero. Sarà l'alba di un nuovo regno. Sono Kira. Bam! Dio di un nuovo mondo! Però il dio di un nuovo mondo avrà bisogno di una bella residenza, perché non il castello di Peach? Tanto sarà il castello di Peach, beh, è sempre stato preso di mira. Scappiamo! Attenzione! Salvaci! Pezzi a me! Hanno rapito il castello. E intanto quello intanto Kira brilla come una stella. Dai, esci. Perfetto. Tutti sani e salvi. Allora, non abbiamo più Olivia. E non possiamo usare gli arti magni senza Olivia, ecco. Chissà perché.
prima, nello scorso episodio l'abbiamo fatto senza Olivia. Lei è intrappolata nel muro, quindi beh. Comunque. Attento! A meno che tu non sappia volare come me, dovresti fare attenzione a dove metti i piedi, Mario. Vedi quella grossa buca nel pavimento? Si chiama Strappo Strambo. Che nome è strano. E se ci cadi dentro, mi sa che farà male. No, farà bene, guarda, mi aumenterà la vita. Se solo potessimo ripararlo in qualche modo. Ah, ideona, ecco, tieni. Boh, ce l'ha lanciato a caso. Comunque, grazie a questo sacchetto possiamo prendere i foglietti di carta per coriandoli. Ah, coriandoli. Diciamo che sono molto più piccoli nella vita reale, ma vabbè. È difficile da spiegare, ma qui tutto è fatto di carta. E ogni coriandolo è un piccolo pezzetto di questo mondo. Perciò se ne raccogli tanti e poi li spargi su quello strappo, dovresti riuscire a chiuderlo. Purtroppo adesso è vuoto e dobbiamo riempirlo, ecco. E stranamente sono molto più grossi della vita reale. Allora, non so se sono infiniti, però danno molti coriandoli. Coriandoli! Coriandoli! Perfetto, prendiamo queste monete. Olivia, come facevi a sapere che lì c'era uno strappo e che eravamo nelle vicinanze? Se non ce la facessimo, preferirei che questo non fosse l'ultimo ricordo che hai di me. Intesi? O meglio ancora, che ne diresti di liberarmi direttamente e non parlarne più? Stavo sbagliando tasto, mi dispiace. Giuro che stavo sbagliando. No. E vai! Che forza, Mario! Ma aia! Che forza, Mario! Fiu! Va molto meglio ora, grazie mille! Ora bisogna capire dove siamo. Vediamo. Proviamo ad esplorare un po', dai. E se ti servono i consigli, evocami con X, cosa che non farò perché odio quando parli. Allora, riempiamo il sacchetto per qualsiasi occasione e adesso possiamo proseguire con gli arti magni. Anche qui c'è una di quelle strane piastrelle. Allora mio fratello sta già piegando questo mondo al suo volere. Pessima notizia. Te l'ho detto. Eccoci qui. Bam! E ora? Martellata! Perfetto. Proseguiamo. Fungo. Vabbè, serve in battaglia. Mario, questo oggetto che ti tornerà utilissimo in corso delle battaglie. Sì, usa oggetti. Sì. Se premiamo Y possiamo vedere tutti gli oggetti. Bene. Andiamo. Ok. Oh, potrei ammirare questa vista tutto il giorno. Guarda la cima di quel monte. Che... quelle sono le mura esterne del castello di Peach, vero? Ho visto i nastri di mio fratello avvolgerlo, sollevarlo a mezz'aria e... puff, scomparso. È davanti ai vostri occhi, eccolo. Un momento, eccolo là! Lo vedi là in cima a quella montagna in lontananza? Ce lo spari proprio davanti agli occhi. È ancora avvolto da quei nastri. Mio fratello potrebbe essere ancora lì insieme alla principessa Peach. Chissà cosa starà tramando. Chissà se starà facendo fichi fichi con lei. Ti fermerò, fratellone. Dopotutto è a questo che servono le sorelle. Ho visto un cappello verde cadere dritto nel buco dove prima c'era il castello. Mi spiace davvero tanto, il cappello verde era parente del tuo cappello rosso, vero? Non esiste un fratello di Cappi, esiste solo una sorella di Cappi, ma vabbè. Ti capisco, e chissà come si sentirà tuo fratello, sono desolata.
potrebbe valere la pena di tornare al punto in cui è caduto per capire meglio cosa può essere successo. E già che ci siamo, dovremmo anche cercare tuo fratello. Di sicuro starà bene, perciò sono lo stesso un po' preoccupata. Allora, proseguiamo. Punto di salvataggio e direi di vederci al prossimo episodio. Nel prossimo episodio continueremo, ma prima... Coriandoli!